Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura la cronaca giudiziaria ed in particolare la nuova udienza celebrata nel Tribunale di Cuneo sulla vicenda dell'ex capo della manutenzione dell'autostrada Torino-Savona accusato di concussione. Nella mattinata di oggi il pubblico ministero ha formulato la sua richiesta di condanna, 8 anni di carcere. Ovviamente si tratta di una richiesta, sarà l'esito del processo a portare a una decisione. I giudici intanto nella giornata di oggi è stata raccontata una parte delle motivazioni dell'accusa. Si tratta del fatto che l'ex capo della manutenzione dell'autostrada Torino-Savona sia accusato di avere ottenuto la trasformazione a costi particolarmente bassi di un rudere nel territorio ligure. Il valore commerciale era di 15.000 euro in una villa bifamiliare che attualmente vale su carta 600.000 euro. Ovviamente è stata immediata anche la replica della difesa e il processo è stato aggiornato. Ed ora ci spostiamo a Saluzzo, sempre cronaca. Era latitante da almeno un paio d'anni ed è stato arrestato dai carabinieri della compagnia del Marchesato durante un controllo su strada che si è svolto nel corso del fine settimana appena passato. Si tratta di un uomo di origine rumena che ora dovrà scontare 1 anno e 1 mese di reclusione. Era latitante e nascondeva nella propria auto superalcolici e cosmetici rubati. Si tratta di un uomo di origine romena che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Saluzzo nel corso di un controllo su strada lo scorso fine settimana. Nei confronti dell'uomo gravava un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, a cui si era sottratto, rendendosi irreperibile da almeno 2 anni. Deve espiare una pena di 1 anno e 1 mese di reclusione in relazione ad una condanna per furto aggravato. L'uomo è poi stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un'autovettura in compagnia di un connazionale. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute numerose bottiglie di superalcolici e confezioni di profumi, bottino di un furto commesso in data da accertare presso un supermercato della zona. Il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa della successiva restituzione ai proprietari e i 2 stranieri sono stati denunciati per ricettazione. Sempre i militari saluzzesi hanno poi denunciato 2 stranieri di origine africana che durante un controllo nel centro della città del Marchesato hanno rifiutato di fornire le generalità e di esibire il permesso di soggiorno. Poche ore più tardi un altro equipaggio del nucleo radiomobile ha sorpreso un giovane saluzzese in possesso di 2 coltelli a serramanico di tipo proibito e di una modesta quantità di marijuana detenuta per uso personale. Ora dovrà rispondere di detenzione di oggetti atti ad offendere e di stupefacente per uso personale. Durante i controlli su strada sono inoltre stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica ben 7 giovani residenti in vari comuni del saluzzese. Ai trasgressori è stata ritirata la patente di guida e ad uno di essi è stato sequestrato il veicolo in uso per elevato tasso alcolemico rilevato. E sempre per la cronaca, questa mattina intorno a mezzogiorno si è verificata una fuga di gas nella scuola dell'infanzia del paese. Dopo con forte odore è stato avvertito dal personale dell'asilo, con l'aiuto di un vigile urbano i bambini sono stati fatti uscire dall'istituto scolastico e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la situazione e soprattutto bonificare e mettere in sicurezza. Successivamente è intervenuto anche il personale dell'Italgas perché la fuga partiva direttamente dal collegamento, ha riparato il guasto e riportato la situazione alla normalità. Ed ora parliamo di economia, in particolare il quadro della salute delle piccole e medie imprese del territorio cuneese da parte della Camera di Commercio di Cuneo. Nel periodo luglio-settembre sono 198 le iscrizioni di nuove iniziative imprenditoriali rilevate dal registro imprese della Camera di Commercio di Cuneo, mentre 208 sono le aziende artigiane che hanno cessato la propria attività. Il saldo tra i 2 flussi è risultato negativo per 10 unità. Il confronto con i dati dello stesso periodo dello scorso anno rivela che il terzo trimestre 2016 si era caratterizzato per un tasso di crescita del valore positivo, più 0,14%,
2% e con la nascita tra luglio e settembre 2016 di 224 imprese e 198 cessazioni non d'ufficio. Il saldo rilevato nel terzo trimestre 2017 si è tradotto in un tasso di crescita del meno 0,06%, in linea con i risultati realizzati a livello complessivo regionale e nazionale. Anche per il settore artigiano, il terzo trimestre 2017 ha registrato una sostanziale stabilità del tessuto produttivo, componente trasversale che in provincia conta oltre una impresa su quattro, ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio, Ferruccio Dardanello. Anche a questo micro, piccole e medie imprese sono riferite le progettualità che la Camera di Commercio ha avviato in coerenza con le linee approvate dal Ministero per accompagnarle nella digitalizzazione e nei percorsi a sostegno delle competitività sui mercati di riferimento. Il bilancio anagrafico non è tuttavia negativo per tutte le forme giuridiche né per la totalità dei settori di attività economica. Dal punto di vista della forma organizzativa si sottolinea anche per il tessuto artigiano cuneese la progressiva tendenza verso forme di impresa più solide rispetto al passato. A partire da domani 16 novembre a Cuneo verrà sospeso il servizio di pulizia delle strade, di conseguenza verranno anche sospesi i relativi divieti di sosta. Seppur non siano vigenti i divieti di sosta, la ditta incaricata effettuerà comunque quando possibile la pulizia meccanizzata delle strade. Il servizio ripartirà con i relativi divieti il 15 di aprile del 2018. Il Comune provvederà comunque a dare comunicazione della ripresa del servizio e relativa entrata in vigore dei divieti di sosta attraverso comunicati stampa e sul proprio sito amministrativo. Durante la stagione invernale, dunque dal 15 novembre fino al 15 di aprile del 2018, sono invece in vigore i divieti di sosta durante le nevicate nelle 24 ore successive per consentire il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve. Ci spostiamo a Savigliano. Nel Consiglio Comunale di lunedì sera si è discusso su quale sarà il futuro dell'ente Manifestazioni Cittadino, che per effetto della legge Madia nelle scorse settimane è stato messo in liquidazione. Ora si sta pensando di trasformarlo in una fondazione, ma la strada sembrerebbe più in salita del previsto. È piuttosto nebuloso il futuro dell'ente Manifestazioni di Savigliano, la realtà che si occupa dell'organizzazione dei principali eventi della città del Pendolino, uno su tutti la fiera della meccanizzazione agricola. La recente legge Madia non consente più all'ente di essere un SRL, società responsabile limitata, partecipata all'80% dal comune. Tale norma, infatti, impone una revisione del sistema delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali. Per questo, nelle scorse settimane, l'ente Manifestazioni è stato messo in liquidazione. In un primo momento si era pensato di farne una fondazione su modello dell'Amleto Bertoni di Saluzzo, ma dati numerosi cavilli burocratici la strada sembrerebbe più in salita del previsto. La questione lunedì sera è stata portata tra i banchi del Consiglio Comunale dal consigliere pentastellato Antonello Portera, che con un'interpellanza ha chiesto quali siano le intenzioni dell'amministrazione Ambrogio riguardo la sorte dell'ente. Sino ad ora, ha spiegato il sindaco Giulio Ambrogio, l'ente Manifestazioni ha funzionato molto bene. Quando è nata, la fiera della meccanizzazione agricola era marginale e grazie all'ente ha fatto un balzo in avanti, diventando la seconda fiera più importante del nord Italia dopo Verona. E lo stesso discorso vale per Quintessenza. Dato che la legge Madia stabilisce che i comuni non possano far più parte di queste società, di fronte a noi abbiamo due alternative: o vendere l'ente ai privati, strada che potrebbe essere rischiosa, o trasformarlo in una fondazione, ma non è semplice. Di fronte a noi, ha proseguito il primo cittadino, abbiamo ancora un anno per decidere quale soluzione percorrere. I nostri tecnici esperti di diritto stanno valutando. Se ci sono ipotesi, siamo ben disposti ad ascoltarle. L'importante è che tutti insieme comprendiamo quanto sia indispensabile per il nostro comune avere uno strumento del genere, a prescindere dalla forma che avrà. Sempre durante il Consiglio Comunale è stato annunciato che, nonostante sia scaduto, l'attuale Consiglio d'amministrazione dell'ente ha dato disponibilità per restare in carica fino alla nascita della nuova struttura, per gestire una fase delicata come sarà quella di transizione.
E sempre da Savigliano parliamo ancora di quelle che sono state le decisioni o le proposte della seduta del Consiglio Comunale di lunedì, durante il quale con una delibera votata quasi all'unanimità il Comune ha deciso di estinguere in maniera anticipata alcuni debiti contratti con la Cassa Deposito e Prestiti per un importo totale di circa 230.000 euro. L'operazione permetterà di liberare circa 77.000 euro sul bilancio del prossimo anno. La penale per il saldo anticipato a quota 26.000 euro verrà coperta con dei contributi statali. Unico astenuto nei confronti della delibera il gruppo di minoranza Progetto per Savigliano. Il consigliere Pier Giorgio Rubiolo durante la seduta ha espresso il proprio scetticismo sull'operazione. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Mondovì per parlare di quelle che sono le numerose iniziative intraprese sul territorio per celebrare la giornata nazionale contro la violenza alle donne che si terrà il 25 di novembre prossimo. A Mondovì è partita proprio in questi giorni una particolare campagna di sensibilizzazione. Nella settimana che precede la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono molte le iniziative intraprese da enti e associazioni. Fra le tante organizzate a Mondovì è stata svelata in questi giorni l'iniziativa del sodalizio Mondo di Donna, un progetto fotografico che ha scelto di partire dall'altra parte del cielo, coinvolgendo gli uomini che hanno voluto metterci la faccia e dire no alla violenza contro le donne. Una campagna di sensibilizzazione pubblica che ha coinvolto una trentina di illustri monregalesi e non solo, perché ci hanno messo la faccia anche i presidenti delle fondazioni CRC e CRT, rispettivamente Gian Domenico Genta e Giovanni Quaglia, con loro amministratori, imprenditori e giornalisti che al motto Falla ridere si sono prestati ad un set fotografico obiettivo della cebana Elena Fenoglio che ne immortalasse le intenzioni. L'idea parte dai numeri che descrivono questo fenomeno sociale così grave, dice il presidente dell'associazione Mondo di Donne, all'architetto Loredana Prieri. Perciò abbiamo avuto l'idea di proporre nuovamente una campagna di sensibilizzazione. La prima è dello scorso anno, quando abbiamo fotografato le donne che dicono no. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere l'universo maschile perché sentivamo il dovere di non restare in silenzio e che anche gli uomini si facessero portavoce di una battaglia così importante e far sentire alle donne vittime che non sono sole. La campagna Tu falla ridere ha uno scopo preciso, perché troppo spesso le campagne sono tristi e brutali, spiega il presidente, ma chi è vittima ha anche bisogno soprattutto di pensare ad andare avanti, guardare oltre, e alle volte si riparte con un semplice sorriso. Le foto sono sui social, ha già superate le 16.000 visualizzazioni, ma anche e soprattutto per le strade della città, fisse negli spazi pubblicitari di Mondovì e frazioni. Il 25 novembre saranno esposte tutte insieme in Santo Stefano a Mondovì. Un grazie speciale a tutti i nostri modelli, dicono dall'associazione, ed in particolare al nostro sindaco Paolo Adriano. Saluzzo si è svolta nella giornata di oggi, mercoledì 15 novembre, l'assemblea regionale della CGIL è andata in scena nell'antico Palazzo Comunale. Fulcro del dibattito è iniziato alle 9.30 l'immigrazione sul territorio piemontese, la legge sullo ius soli e le condizioni di vita dei migranti della frutta. All'assemblea sono intervenuti tra gli altri Sara Palazzoli della segreteria nazionale FLAI e Giuseppe Massafra, segretario nazionale CGIL. Ci spostiamo ad Alba per parlare di una vetrina d'eccellenza, quella della Fiera Internazionale del Tartufo, che ha ospitato nel fine settimana anche gli artigiani e maestri dell'arte del cioccolato. Durante il sesto weekend della fiera, il Salotto dei Gusti e dei Profumi ha ospitato altre due eccellenze del territorio, il cioccolato di qualità e le grappe piemontesi. Promosso dall'ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, la Confartigianato Imprese Cuneo e l'Istituto Grappa Piemonte, il Salotto ha visto gli artigiani cioccolatieri della provincia Granda alternarsi agli studenti di aproformazione della Scuola di Arte Bianca di Neive, che hanno offerto dimostrazioni dal vivo e golose degustazioni dei numerosi prodotti di qualità della pasticceria locale.
Alba è una vetrina importante, la Fiera Internazionale del Tartufo non può mancare anche Confartigianato. Quest'anno riproponiamo quello che è il cioccolato con le nostre aziende, quindi artigianato di eccellenza, prodotti di grande eccellenza. Portiamo un po' tutta quella che è la tradizione cuneese e piemontese. Lo facciamo appunto in una vetrina che è data da un pubblico importante, molti stranieri stanno visitando i nostri stand, quindi è un momento che qualifica ancora una volta l'artigianato cuneese, qualifica la nostra tradizione nel campo del cioccolato e vogliamo far degustare in maniera dolce quello che è Cuneo affiancato al tartufo. Il tartufo bianco d'Alba incontra le eccellenze delle materie prime del nostro territorio e non solo. La Confartigianato ospite in Piazza Duomo con il cioccolato, con l'Alta Langa e con le grappe, ma soprattutto abbiamo con noi il piacere di avere il mastro cioccolataio Eliseo Tonti, che insieme ai ragazzi dell'Arte Bianco realizza degli splendidi prodotti, il cioccolato che prende forma. Una grandissima bella giornata con una presenza significativa di Confartigianato qui ad Alba, con una collaborazione che ormai è consolidata nel tempo con l'ente fiera e con l'amministrazione comunale per valorizzare Confartigianato e le proprie aziende e i prodotti del territorio. Da queste collaborazioni nasce sicuramente quello che può essere l'economia del futuro del nostro territorio, già ben consolidata, ma che ha bisogno ancora di crescere proprio perché i nostri prodotti e le nostre produzioni sono di elevata qualità e dobbiamo farle conoscere all'esterno per promuovere la vendita da parte delle nostre aziende. Ma in questi giorni un'altra kermesse sta colorando in particolare il territorio del capoluogo della Granda, parliamo di Scrittori in Città, che ha preso il via proprio questo pomeriggio, la 19ª edizione, l'ormai celebre festival letterario che fino a lunedì porterà in città ben 197 ospiti e 182 incontri. Tema dell'edizione 2017, briciole, ovvero incontri e riflessioni su società, ambiente, scienza, diritto, letteratura, arte e musica. Il primo ospite dopo il taglio del nastro è stato il giornalista inviato di guerra Domenico Quirico, che ha presentato il suo ultimo libro Succede ad Aleppo. Durante l'incontro denominato Quello che resta, Quirico ha tracciato un quadro sull'attuale situazione della Siria, come noto teatro di una guerra che ha ucciso 2 milioni di abitanti. Per quanto riguarda gli altri ospiti di maggiore rilievo, domani 16 novembre interverrà al teatro Toselli il presidente del Senato Pietro Grasso. Il programma completo è disponibile sul sito internet www.scrittoriincitta.it. E a proposito di scrittori, parliamo di un libro nato per cercare di aprire gli occhi sul mondo dell'economia e della finanza e soprattutto tracciare un'idea per conoscerlo meglio attraverso un libro e attraverso la metafora di Pinocchio. Denaro, risparmio, investimenti, economia reale, finanziaria, ecologia ed economia circolare, ovvero la valorizzazione del rifiuto come nuova risorsa per arrivare alla solidarietà e all'etica anche nell'economia. Sono questi gli argomenti trattati nel libro della professoressa braidese Margherita Testa, per anni preside dei licei Giolitti Gandino di Bra, intitolato Il denaro di Pinocchio e il nostro, un titolo che lascia intendere l'intenzione di raccontare il difficile mondo della finanza non solo ai grandi, anche ai più piccini, ripercorrendo la storia del denaro dal baratto alla moneta elettronica. È il libro che ha ispirato lo spettacolo messo in scena dai ragazzi delle classi quarte della scuola elementare di Tempo Pieno a Bra, andato in scena in teatro e ripreso dalle telecamere di Telegranda. Perché ha scelto la figura e la storia di Pinocchio ce lo spiega l'autrice Margherita Testa. Pinocchio è una metafora che vuole indicare il ragazzo che cerca la sua strada, che cade, che si sbarrisce fra errore e curiosità, ma così in questa metafora si identifica il nostro bambino, il nostro ragazzo, perché anche i nostri giovani hanno bisogno di tenere in mano il bandolo della matassa, di questo garbuglio che è l'economia, e di capirlo, e noi li dobbiamo aiutare. Non per nulla il Ministero, le istituzioni pongono l'educazione economica e finanziaria come una necessità nei nostri programmi e andremo in questa direzione. Ma l'idea di questo libro è nata dalle conversazioni proprio con i bambini e con gli insegnanti della scuola primaria,
perché devo dire che ormai da 7 anni la Cassa di Risparmio di Bra e la fondazione della Cassa di Risparmio di Bra, di cui io faccio parte, bandiscono un concorso sul risparmio, tradizionale concorso per coinvolgere i bambini, ma in termini molto, molto, molto coinvolgenti. E ogni anno io e il presidente della banca, Franco Guida, andiamo nelle classi quarte, perché questo concorso coinvolge le classi quarte della scuola primaria, a fare delle lezioni, tra virgolette, interattive, particolari con i bambini per facilitarli e direi esortarli alla partecipazione. E proprio da questa esperienza mi è venuta l'idea di avvalermi della letteratura, anche delle fiabe, di aneddoti, di esperienze per coinvolgere i ragazzi in questo, ed è un'esperienza molto bella. I bambini mi hanno spinta poi ad approfondire e a scrivere. Il libro già ha avuto una edizione che è andata esaurita e adesso a novembre ci sarà la seconda edizione, perché è un aiuto per gli insegnanti che vogliono affrontare questo argomento con le classi. Produzioni non solo letterarie dalla terra cuneese, il documentario di Alice Filippi, 78 Vai piano ma vinci, che porta alla luce e ricostruisce 76 giorni vissuti dal padre di Pier Felice Filippi, 23enne campione di rally, figlio di un industriale torinese che nel 78 venne rapito per le mani dell''ndrangheta, suscitando clamore in tutta Italia, per poi risolversi con un inaspettato lieto fine e la fuga del giovane dai rapitori. Questo lungometraggio sarà presentato alla 35esima edizione del Torino Film Festival. Il film è prodotto dal Movie di Roberta Trovato ed è stato realizzato con il sostegno di MICTA, Direzione Generale per il Cinema, e di Film Commission Torino Piemonte. Sarà proiettato al Cinema Reposi di Torino domenica 26 novembre alle 20:30, con replica lunedì 27 alle 11:15. Il film è stato girato nell'estate del 2016 a Mondovì da Alice Filippi, che oltre ad aver scritto e diretto il film ne è anche protagonista come attrice, recitando nel ruolo della madre. Ed ora lo sport. Parliamo di calcio femminile. Dopo la fine della bella storia del Cuneo in Serie A è partito un nuovo progetto per far crescere il movimento femminile in città, realizzato in collaborazione con l'AC Cuneo 1905. Nella serata di martedì 14 novembre il progetto è stato presentato nel Salone d'Onore del Comune di Cuneo. È partito con grande entusiasmo il nuovo progetto legato allo sviluppo del calcio femminile nel settore giovanile dell'AC Cuneo, la società professionistica maschile che milita nel campionato di Serie C. La presentazione ufficiale è avvenuta nel Salone d'Onore del Municipio, alla presenza della dirigenza al completo del Cuneo, dell'assessore Franca Giordano in rappresentanza del Comune e di Eva Callipo, punto di riferimento per il movimento calcistico femminile in città e in questo nuovo progetto responsabile femminile del settore giovanile. Per ora sono 13 le ragazze, tutte giovanissime, tesserate per il Cuneo, non partecipano ancora a nessun campionato, ma si allenano 2 volte a settimana agli ordini del tecnico Remy Bernard, coadiuvato da Gianluca Petruzzelli e dal preparatore dei portieri Aurelio Seoni. La collaborazione con società maschili professionistiche è importante per il movimento femminile, ha spiegato Eva Callipo. Vogliamo far crescere le nostre ragazze, creando a Cuneo una realtà importante per il calcio femminile. In un momento di difficoltà per il calcio maschile, il femminile può dare una grossa mano a tutto il sistema, ha aggiunto il presidente del Cuneo, Marco Rosso. L'obiettivo è di aumentare il numero delle tesserate. In quest'ottica la società organizza allenamenti a porte aperte per tutte le ragazze interessate ad avvicinarsi al mondo del calcio. E a proposito di sport, vi ricordo che nella serata di domani, giovedì 15 novembre, si terrà il galà conclusivo della Stracuni, che si è svolta appunto nella passata domenica, ottenendo un ottimo successo di pubblico, oltre 20.000 pettorali che hanno partecipato alla corsa che ogni anno colora l'autunno del capoluogo della Granda. L'evento previsto domani sera è un evento
molto benefico, è rivolto soprattutto alla consegna di quelli che sono i soldi raccolti dalla fondazione che si occupa dell'organizzazione della Stracuni, e verranno devoluti a scuole e associazioni di volontariato. La cifra raccolta quest'anno supera i 100.000 euro. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento, arrivederci.